Leggo. Da 21 giorni, mi sembra che sì, due uomini italiani sono in sciopero della fame per chiedere al Parlamento di prendere in esame la legge sulle unioni civili. Le autorità e la stampa non ne parlano, mentre due europarlamentari per solidarietà si sono uniti alla loro protesta con il digiuno. C'è una storia di attualità che in questi giorni i media italiani non stanno raccontando. È una protesta che non risuona, probabilmente perché non indigna la stampa né le autorità, ma che invece è doveroso raccontare. I protagonisti di questa vicenda sono Manuel Incorbaia e Francesco Zanardi, due uomini gay di Savona che il 4 gennaio hanno cominciato la loro battaglia pubblica in difesa dei diritti dei cittadini omosessuali. Una battaglia non violenta che vive nella privazione del cibo. Lo sciopero della fame vuole infatti essere uno strumento pacifico per costringere il Parlamento italiano a calendarizzare una legge sulle unioni civili e il matrimonio gay. Mi è stato detto, Maddalena, perché non fai un video di sostegno a loro? Visto che in qualche modo sei guardata e cliccata, eccetera. Io lo faccio volentieri, sono totalmente solidale, totalmente con Francesco Zanardi e Manuel Incorvaia. Un digiuno, uno sciopero della fame non è una barzelletta, perché è una cosa molto seria, si può anche morire. E io ammiro le persone che credono in qualcosa e per propria scelta, in prima persona, scendono in campo e agiscono. In fin dei conti, chi glielo fa fare, no? Loro potrebbero tranquillamente starsene a casa, in qualche modo che gli frega di sposarsi, no? Direbbe qualcuno. No, gli frega perché il matrimonio tutela per legge le unioni, e garantisce anche dei diritti, per esempio, se per la pensione, se qualcuno si ammala, le decisioni da prendere. Tante volte lo sappiamo, le coppie gay, quando uno dei due, per esempio, finisce in ospedale, l'altro non ha il diritto di parlare con il primario oppure di prendere delle decisioni molto importanti. E poi non soltanto per questioni così tragiche, anche comunque per un riconoscimento, per chi crede in questo riconoscimento, è giusto, secondo me, che ci siano i matrimoni omosessuali. Io ammiro molto questi due ragazzi perché, appunto, non hanno aspettato che qualcun altro risolvesse le cose al posto loro. Hanno deciso di scendere in campo anche a costo di rimetterci la vita. E quindi grande, totale, incondizionata solidarietà a Francesco Zanardi e Manuel Incorvaia. Su Facebook, per chi fosse interessato e volesse approfondire, c'è la pagina ufficiale e quella personale di Francesco Zanardi e quindi e anche Manuel Incorvaia. E quindi chi vuole può andare lì a cliccare, la bacheca è aperta a tutti. E andare a vedere anche dove, in che parte d'Italia si tengono tutte le iniziative a sostegno della loro causa. Grazie, arrivederci da Maddalena e tantissimi auguri a Francesco Zanardi e Manuel Incorvaia. Forza ragazzi, io sono dalla vostra parte, sicuramente come me tantissima, tantissima gente, non soltanto gay, tutti, tutte le persone laiche che credono in una società civile. Arrivederci da Maddalena.